Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Presidente Mietti, pochi minuti, grande collaboratrice, dottor Gentile. Voce femminile. Voce femminile, la prima ci voleva una voce femminile. Il genio femminile. A 20 anni iniziai l'attività lavorativa presso la struttura della Cassa Mutua dei Coltivatori Diretti. Ed ebbi così l'opportunità di conoscere la personalità del dottore Gentile, nei suoi modi e comportamenti. Apprezzai in modo particolare il suo modo di accogliere e la pronta disponibilità verso l'utenza, che si rivolgeva alla mutua, fiduciosa di essere curata nel migliore dei modi. Gli assistiti erano contadini e agricoltori, proveniente da campagne e paesi della provincia. In quegli anni si presentavano in condizioni primordiali, pochi acquedotti e fognature, illuminazione pubblica lacunosa nelle zone rurali, igiene inadeguata con scarsissimo alfabetismo. Per la strada esibivano incerto un foglietto con l'indirizzo della struttura dove dovevano recarsi. Ero particolarmente attenta allorché i fiduciosi portavano i loro bambini per una diagnosi tranquillizzante e l'indicazione delle medicine da assumere. Da lontano notavo la pazienza e la dolcezza del dottore Gentile, che li accoglieva infondendo fiducia, serenità, sicurezza. Forse gli ammalati scorgevano per la prima volta un medico in camice bianco che incuteva soggezione, che spariva gradualmente per le parole semplici che usava per spiegare la diagnosi, il tipo, le qualità ed efficacia delle medicine, così confortando e assicurando. Per la verità, egli appariva ai malati e anche a noi stessi non un direttore sanitario, ma un amico, un confidente, anche se il suo sorriso era lieve e la parola sommessa. La sua scrivania era colma di carte ed anche i suoi cassetti, da cui traeva scatole e scatoline e flacone d'altro, che con mano discreta dava a chi appariva bisognoso. Non era un burocrate della salute, ma una persona affidabile e aperta, come il vicino di casa. Talvolta gli proponevano problemi estranei alla salute, ma anche a queste confidenze cercava di rassenerare. Lo stesso stile di vita professionale manifestava con il personale, tanto da ridurre le distanze, e il nostro non era un ufficio, ma una comunità operosa e cooperante. Il dottore Gentile aveva una grande fede religiosa ed era praticante senza ostentazione di rango. Era un uomo vero, parco, sobrio. Quando appariva assorto, pregava. La sua dedizione era rivolta a persone in difficoltà e questo comportamento era espressione di generosa assistenza, e il suo modo di parlare con i malati e dei loro familiari era caratterizzato da un linguaggio semplice e chiaro, espresso sottovoce e con il capo leggermente inclinato. Stimato dai colleghi e da persone competenti, una volta, in una circostanza particolare, con modestia, mi confidò che oltre l'università e le corsie ospedaliere, aveva imparato molto dal servizio compiuto per molti anni nel pronto soccorso. Si dedicava anche alla politica, quella amministrativa e locale, finalizzata a ridurre il bisogno, lo sfruttamento, con grande valenza cristiana. Per lui i pazienti non erano contadini o massaie, ma persone a cui tendere la mano. Tutto considerato, ponendo in evidenza quanto ho visto e vissuto, ritengo alto e profondo l'apostolato che si sprigionava dal suo essere, e con sicurezza posso definirlo un cristiano autentico e profondamente preso dai valori della religione. Esplicitava questa adesione nella quotidianità,
ma con spirito eroico, richiamando il messaggio evangelico. Grazie.